Amico carissimo, le voglio in fretta dar conto della nostra recita prima seguita martedì. Ella saprà che io sono stato straziato qui in Firenze in vari teatri, ora l'Oreste, or la Virginia, or l'Agamennone di nuovo. A nessuna di queste esecuzioni ho assistito, si intenda, un po' per noia, un po' per paura. Ma tutto questo mi ha dato una mezza voglia di recitare qui, così per chiasso, una tragedia. Tanto per far vedere come si potrebbe recitare meno male. Ho scelto il Saul e ne ho preso la parte. Si è recitato in casa privata e senza palco, a ristrettissima udienza. In questo angustissimo campo, privi di ogni illusione d'abiti e prospettiva, gli spettatori ci hanno pure assai compatito e anche lodati. Ma io, non volendo cedere alle lodi che la cortesia spesso fa dare, credo pure alla tenacissima intensità dell'uditorio che ci parea incatenato ad udirci. Mi colle stata la Bellini, che intende e sente. È quella che avrà sentito nominare per il canto. Abner è stato il Perini. David un giovanotto pisano, che si chiama Carmignani, se non sbaglio. Jonathan il dottor Colini e sacerdote il Tanfani. Non saremmo stati certo nessuni buoni attori, ma sapevamo la parte, intendevamo un poco quel che abbiamo detto e lo abbiamo detto adagio, senza rammentatore. Queste tre cose formano già un attore stupendo in Italia. Se lei ritiene la mia pueril vanagloria, sappia che questa è stata la mia ultima volta da attore e non per caso scelsi la mia diletta parte del Saul e rimasi là, in quanto a teatro, morto da re. Tutti sapevano la parte a segno, o così mi è sembrato. Molto ordine, molta gravità e silenzio, ed esattezza nelle entrate e nelle uscite, e diversi quadri d'agnizione e altri. Eccole il vero vero del tutto. Il di più, in bene o male, ella lo risentirà poi dall'aura pubblica. Adesso finisco, perché stasera si recita per la seconda e ultima volta, e ho ancora varie provatelle da rifare. Le acchiudo qui, già che vuole, tre o quattro dei miei ritrattini, in cui mi pare che mi ha dato una faccia francese e ci vorrei piuttosto le corna che quel marchio da liberto. Talè, glieli mando, ne disponga a piacer suo. Finisco che è tardi, parlerò d'altre cose altra volta. Addio lei, addio Teresina e tutti quelli che si ricordano di me. Stia sano. Vittorio Alfieri.